Perché veniamo da una brutta settimana e soprattutto giochiamo contro una squadra, una buona squadra, che non è un caso che gioca che sia tra le prime otto, una squadra capace di vincere a Reggio Emilia, a Pistoia, a Caserta e qui ovviamente anche qua da noi, una squadra di Vittorio che ha messo a nudo i nostri limiti oggettivi, che sono quelli di una scarsa potenza proprio in mezzo all'area, e non abbiamo continuità col tiro da fuori. Siamo una squadra, sappiamo di essere una squadra di questo valore, credo che pur essendo molto rammaricato per quanto riguarda la sconfitta, siamo esattamente dove dobbiamo essere. Quindi siamo una squadra che deve lottare dalla prima all'ultima giornata per salvarsi, e contro queste squadre diventa difficile giocare per noi. Aggiungete poi quello che è successo, i giocatori di cui non abbiamo a disposizione, diventa tutto più complicato. Se vogliamo vincere partite come questo, dobbiamo giocare veramente in maniera con molto, molto più energia, cose che oggi abbiamo fatto a tratti, perché abbiamo bisogno di correre in contropiede e segnare da fuori. Se no non si aprono gli spazi. Loro molto furbescamente ci hanno chiuso gli spazi, ci hanno lasciato qualche tiretto da fuori, e tutte le volte che ci azzardavamo a andare dentro l'area erano contatti fisici più o meno leciti, molti leciti, e alla fine ci hanno costruito un 15-52 da 2. Purtroppo nella percentuale da 2 ci sono anche tanti rimbalzi, quindi diciamo così i possessi sbagliati sono un po' meno, il che non ci consola, perché abbiamo preso quasi 50 rimbalzi ma non riusciamo a concretizzare. Non abbiamo quella forza, il volume, e la tecnica e l'esperienza per guadagnarci un tiro da sotto. Diventa molto difficile, anche perché poi qualche tiro aperto come Gilchrist, che le statistiche danno 0-6, sembra un poveretto, in realtà ha preso buonissimi tiri, che in allenamento praticamente segna sempre. Cambia ovviamente, perché certi giocatori devono ancora maturare, e quindi noi siamo quella squadra che siamo in questo momento. Siamo lì, stiamo lottando, siamo arrivati a meno 5, quindi non ho nulla da dire ai ragazzi, sicuramente dobbiamo ancora avere molta, molta più energia dall'inizio e metterci qualche problema in meno tattico. Invece a volte siamo un po' troppo leziosi, oppure, la cosa peggiore che succede, ogni tanto qualcuno tiene la palla in mano, che è normale, che quando il livello è diverso è normale che qualche giocatore tenga la palla in mano con l'idea positiva di voler aiutare la squadra. In realtà dobbiamo essere una squadra tutto tondo, e finché non lo diventiamo completamente, partite di questo livello sarà ancora molto difficile portarle a casa.